E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo al decimo episodio incredibile! Incredibile! Decimo episodio! E andiamo subito ragazzuoli! Eccoci qua ragazzi, eccoci qua. Allora, prima di tutto volevo dire un attimo una cosa qua. Percorso 117, ok. Che abbiamo votato sì contro tutti, mi ricordo. Ah, qua, Mentagna. Mentagna, scopro un attimo sta città ragazzi, sta città piccolissima. Ok, ma ragazzi sono andato a casa di Lino. Contro Lino. Contro te ho perso Ricky, ma non sono più triste. Ho un nuovo scopo nella vita. Con il mio Raz andrò a sfidare ogni palestra per diventare un grande allenatore. Tienimi d'occhio Ricky, diventerò più forte di te. Quando sarò pronto ti sfiderò di nuovo. Va bene. Ok, siamo ritornati qua perché a Mentagna non c'era niente di che, soltanto la casa di Lino. Allora, andiamo. Lotta in doppio qua, bellissima lotta in doppio ragazzi. Andiamo. Allora, Swinub e Ui, do a tua onda a lui e facciamo bracere a lui, vediamo un po'. Ok. Minchia, Charmeleon livello 27, ragazzi, mamma mia. Tua onda, perfetto. Vai. Quasi morto Weedle con bracere, però ok, ci sta. Ed è morto ora. Incredibilmente. Ok, perfetto. Allora, percorso 11. Ah, percorso 111. Ok, questo qua è per. Questo è un altro allenatore. Un'altra lotta in doppio. Lezione. Lezione. Raikou e Shelgon. Allora, io direi di fare Velen, Polvere, Raikou. Sì, ho cambiato Pokémon e Tono Shock. Perché Charmeleon era troppo alto. Quindi, ragazzi, è meglio se livelliamo un po' tutti con calma. Ok, va bene. Quello ma sono morso. Fumi sguardo. Perfetto. Vai Jolton, Tuono Shock a Raikou. Ok, quindi Raikou con l'elettro un po' bababam. Velen Polvere non era efficace su Raikou, quindi non so che cazzo di tipo è, sinceramente. Rip Venusaur. E mettiamo Parasect, vai. Vai con Parasect. Facciamo Velen Polvere e azione. Ok. Allora, Jolteon. Penso che ucciderà Shelgon ora in questo momento. Bellissimo. Ok, perfetto. Ok, Jolteon livello 22. Raikou, ragazzi, sarà difficile ucciderlo. Ok, taglio toglie tantissimo. Facciamo così, facciamo. Azione e taglio. Ok, perfetto. Ucciso con taglio grande Parasect. Livello 23, attenzione. Perfetto, perfetto. Ma andiamo a curare Venusaur perché c'è morto, ragazzi. Ok, ma prendiamo la Pokéball Elisir. Elisir, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, poi che c'è sta? Che è sta roba? Cos'è? Monta allenatore, eh. Torna più tardi, ok, non possiamo fare nulla. Qua forse c'è scritto che cos'è. Entrata in monte allenatori, fino alla vetta allenatori. Ah, ok. Qua. Salla. Ho sfidato la famiglia Vinci. Ma quattro lotte una dopo l'altra sono troppo per me e non ho nient'altro. Ah, ok, ho capito che le lotte tipo quelle infinite che durano un finito. Ah, è una roccia dura ma un po'. Ok, quindi tocca fare imparare spacca roccia a qualcuno, ragazzi. Ho sbagliato? Allora, spacca roccia, usa. Vediamo chi può impararla. Tutti. Parasect, vai. Vabbè, Parasect, già c'ha taglio. Ha pure flash, togli sanguisuga, tanto non gli serve. Ok. Parasect, regà, ma nel Pokémon MN, tipo. Vai, OMT. Perfetto. E andiamo. Avanti, incredibile, chi è questo? Di allenare due uomini di più, altrimenti sarà difficile continuare a vincere i livelli superiori. Ho sentito dire che i Super 4 le regole sono più forti di qualsiasi capo. Papaletta! Lotta in doppio? Oh, c'è un signore. Vabbè, se fa così, ciao. Un altro signore, fa così, ciao. Allora, qua che è? Percorso 111, ok. No, vabbè, sfidiamoli, ragazzi, sfidiamoli, sfidiamoli. Oh. Gustavo.
Dai, attacca Venusaur, ti prego. Va bene. Ok. Manca l'ultimo colpo, colpo bellissimo a Sandrish. E vabbè, è fallito. È vero, è morto col veleno. È morto col... Livello 20, Venusaur. Ok, easy. Ok, dai, combattiamo anche con questa. Dai, ragazzi, dai, dai, let's go, let's go. Let's go, let's go, ski, let's go, let's go. Ok, Slowpoke morirà male. Grande Svenusaur. Svenusaur, grande Svenusaur. Perfetto. E Moltres. Moltres, Moltres. Vabbè, lasciamo Venusaur. Vediamo un po' che tipo è. Ok, devo dire che mi ha ucciso... Mi ha ucciso Venusaur. Un attacco tale perché io ero lotta con Venusaur, mi sa. Merda, ragazzi. Mi ha fatto parasisteme, quindi... Curiamoci. Ok, quasi morto. Vai, Jolteon. Turbo fuoco. Bello Moltres, però, Pieno di assetti, ragazzi, incredibile. Vai. E addio, fratello, martello, pisiello. Vai. Jolteon. Quasi. E abbiamo sconfitto questi due allenatori. Allora, se ricordo, ragazzi, non possiamo andare nel deserto ora, perché... sì, infatti. Vedi, è impossibile raggiungere il cammino, quindi dobbiamo andare di qua. Ok. E un po' nell'erba alta, raga, che ci sta. Magari qualcosa di buono. Randomizer, quindi... Ok. Ok. No, ragazzi, ho usato esplosione. Ragazzi, ho usato esplosione. Io odio queste qua. No, basta. Basta, basta, basta. Ok. No, non mi interessa Regirock, ragazzi. Ok, cioè, va bene. Va bene, non mi interessa, sinceramente. Va bene così, va bene. Sudowoodo. Ma che figo. Ma hai fatto benissimo. Parassi insieme. Colpo basso. Porco... Ok, dovrebbe morire. Flagello, vediamo quanto toglie. Bene. Giustate, non ne tolgo niente, ragazzi, incredibile. Venusaur c'ha soltanto una mossa che toglie un pochetto, sinceramente. Ma? Ah, entrambi però si semi, è vero, ragazzi, che ridere. Andiamo bene in polvere, va. Ho messo Jolteon perché... Sì, su... Perché Venusaur stava per schiattare male. E quindi Jolteon quasi a livello 23. Ok, combattiamo contro Quetta, incredibile. Oh sì, baby. Ovviamente Venusaur lo cambierò, farò tipo allenamento così con Venusaur. Ok. Vai Jolteon. Sì, Jolteon. Vai, sconfiggi Tailob. Ho tutti i livelli 7 comunque per quale Pokémon, Ok. Jolteon intanto livello 23, ragazzi. Attacco rapido, finalmente, finalmente. Togli colpo coda. Mamma mia. Ok, Ragulpine, ragazzi, l'ho fatto volare malissimo. Ora, ok, ci sta. Ok, vai. Andiamo a curare Venusaur. Ok. Monte Camino. Ecco il monte, è vero, ragazzi. C'è il Monte Camino qua. Oddio, che duvalle sto Monte Camino. Vai, sconfiggiamo sti due, sconfiggiamo. Vai, Venusaur, forse ce la puoi fare a uccidere uno. Attenzione. Attenzione, mi ha tolto un HP, ragazzi. Ok, grande, grande, grande Venusaur. Ok, Opip è sconfitto da Jolteon. Intanto dobbiamo ritornare al centro Pokémon perché Venusaur è stato avvelenato, ragazzi. Incredibile, incredibile oggi. Incredibile, guardate, 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 guardate. Boom, avvelenato. Ok. Allora, siamo ritornati qua. Andiamo a parlare con questi. Ehi, il nostro capo vuole veramente risvegliare ancora qualcosa? Sembra di sì, mi dicono che ci sia bisogno di un meteorite per farlo. Ah, ora capisco, ecco perché gli altri se ne sono andati a Brunifoglia. Certo, e finché non tornano abbiamo l'ordine di non far passare nessuno. Ok, quindi dobbiamo andare nel monte. Sicuro già l'ho sfidato, ragazzi. Cos'è sta roba? Ma! Ok, un torpo al... Ok, ragazzi, siamo usciti. Percorso 112. Oddio, con l'altra lato in doppio. Sì. Guarda che Pokémon fiammeggianti! Attenzione! Proprio fiammeggianti. Ma vediamo tipo Suicune, tipo acqua. Pensa che ridere. Rayquaza. Latios. Porco.
Ok, Latios, ragazzi, è andato con Jolteon con un bellissimo tuono. Cioè, intanto Venusaur livello 22. Attenzione, sta salendo tantissimo. Voglio lama. Sì. Sì, leva quella frustata di merda. Allora, tuono shock a Mach. Venusaur mi è morto, ragazzi. Forza antica. E anche Jolteon. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Mettiamo Parasect così livelliamo un po' tutti, ragazzi. Ok. Vai beccata. E Rayquaza, addio, che bello Rayquaza, però. Che bello Rayquaza, ragazzi. Zapdos livello 23, buono. Ok, ci manca questi. Hariyama. Che troia. Tanto Mac, ragazzi. Oh, spaccaroce super efficace era Hariyama. Mac morirà dal veleno, quindi non ho attaccato Hariyama proprio. Ok, turbo sabbia, va bene. Ho fatto spaccaroccia e beccata. Fallisce, olè. Complimenti, complimenti, cazzo, complimenti. Il veleno è fatto su Mac, quindi addio Mac. Ok. Ok, perfetto. Beccata e spaccaroccia, vai. Ciao Hariyama, quanto è bello pure Hariyama, ragazzi. Hariyama pure è un bel Pokémon. Ok. Perfetto. E andiamo avanti. Ragazzi, sconfiggo subito. Ok. Sconfiggo tutti questi, ragazzi. No, ragazzi, ho parlato con questi e mi ha detto sì, ti darò questa MT. La cos'è perché? MT43. Cos'è? Botte in testa? Forza segreta, bello. Ho fatto bene a parlare. Ah beh, sì, la base segreta, sì. Ok, ciao. Ok, allora. Percorso 113, ora andiamo. Vai, combattiamo contro questa. Non ho capito come è morto, ragazzi. Non ho capito come è morto, vi giuro. Non ho capito quel primo come è morto. Vi giuro. Io ho usato tipo parassiseme e schia d'attacco, vabbè. E è morto con tutta la vita, tipo. Non lo so, boh, non ho capito. Va bene. Vai, ancora parassiseme. Niente. Poi lama. Mamma mia, l'abbiamo arato questo Silcon. Vai Venusaur, vai Venusaur. Cazzo, Banett. Questo è un bel Pokémon, Banett, eh. Ok. Foglie lama, vai. Ok, dovrebbe morire. No, pozioni, va bene. Ok. Addio per Banett. Oh, 651 di esperienza. Quanta esperienza ci ha dato, raga? Buono. Ultimo, che figo. Ma che figo, non mi ricordavo così il percorso 113. Questo qui diventa Milotic. Proviamo così, senza paura. Uno, due. Ok. Sì, ragazzi, sì, catturato Feebas. Ragazzi, sì. Vi dico sì, ho tolto Fluffy, ragazzi. Ho tolto Fluffy. E ora andiamo subito a prenderlo. Ma ragazzi, vi dico, sconfiggo subito questi allenatori qua, questi qua e andiamo subito nella città. Spiro intanto. Ok, ragazzi. Siamo riusciti a batterli tutti. Brunifoglia, siamo arrivati. Incredibile. Andiamo a curare poi i nostri bellissimi Pokémon perché sono morti quasi tutti. E poi togliamo il grande Fluffy e ci mettiamo Feebas, ragazzi. Andiamo subito. Ok, allora Feebas. Ah, tipo acqua. Ok, proprio tipo acqua, quindi lui. Sono special, ragazzi. Oh Cristo. Va bene. Ma visitiamo un po' sta città. Ragazzi, abbiamo visitato un po' la città, è piccolissima. Cioè, la città. Brunifoglia, diciamo. Quindi, lo facciamo nel prossimo episodio, Brunifoglia. Continuiamo nel prossimo episodio. Quindi, in questo episodio abbiamo catturato Feebas, nuovo acquisto nel team, che diventerà Milotic. Bellissimo Pokémon, ragazzi. Lo scoprirete più avanti. Quindi, spero che vi sia piaciuto. Grazie a tutti, ragazzi. Vi voglio bene. E ciao belli!